State tutti a sentire, amici, amici, concittadini, la Lega Nazionale, poiché la Commissione Medica ha trovato nelle urine dei giocatori del Celerina tracce di anfetamine, ha in virtù dell'articolo 8 decretato che il Celerina Football Club venga penalizzato di 10 punti. No, 10 no, punti. Bene, bravo! Pertanto, il Borgorosso passa in testa alla classifica ed entra di diritto nella divisione superiore. Bravo, torna ad avvertire il sindaco! Signor sindaco! Che c'è? Il Celerina è stato squalificato, il Borgorosso promosso. Mi prenderei a schiaffi. Potevo avere il Borgorosso per un pezzo di pane. A schiaffi mi prenderei. Prenderesti a schiaffi, eh? Il sogno di Libero Fornaciari è diventato una realtà. Ratini, ma se i giocatori più forti non ci sono più. Già. E adesso abbiamo una bella squadra per la Serie D. Maledetto Sì, è vero. Ve l'avevo detto che bisognava buttarlo fuori a pedate. Ah, sono proprio soddisfatto, ragioniere, che le cose le abbiamo sbrigate così rapidamente bene. E questi ragionieri chi sono? Boh, deve essere qualche comizio volante. No, no, questi ce l'hanno con noi, io tiro su. Con noi? Sì, che volete? Non capisco, cosa dicono? Lo stanno insultandolo, professore. Dicono delle parolacce, vero? Ma che vogliono? Ve ne approfittate perché sono tutto qua dentro. Prendetevela con il sindaco Bulgarelli. No, perché non gli spiega lei, ragioniere? Sì, sì. Fermatevi, fermatevi! Ma oddio, mamma mia, ragioniere, questi sono interusciti. Ci pensi lei, ragioniere? Io scendo dalla casa, parli lei. Permesso? Fermi! Scusino, signori, permesso? Permesso? No, 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 ritornate in volo! Permesso? Me lo chiedi il vostro marro! Scusate, fermi! Fermi! Andate a casa! Scusino, grazie! Chiudi! Fornaciare Valle. La casa di tuo padre sarà la tua tomba. Dov'è il presidente? E a me lo chiedete. E lei chiedeva di difenderlo, no? Ma lo sono preso, lo licciano! È sparito! Sparito, cercato! Tornerai a Roma col carrofone, prendiste caschi, figlia! Vi ordino di interrompere la linea, sono il maresciallo. C'è nemmeno in cantina. Forse di sopra. Cercatelo di sopra, allora. Libera la linea, è un ordine. Di sopra non c'è. Ho guardato anche sotto il letto, ma non c'è. Ma è finito. Benito, dove vai? Erminia, Erminia, vada a prenderlo. Presto, venite, chiudete la porta. Fermi! Presto! Fermi! Venite! Venite! Passa dei per te! Professore, venga fuori! Lo so che è qui. L'ho vista salire. Professore! Tirello! Fare la supposta! Oddio! Professore, ma cosa fa lì dentro? Che faccio io qua dentro?
Voi mi ci avete messo. Io non so niente. Che vogliono quelli là fuori da me? Lei è un disgraziato incosciente. Va a far scoppiare la guerra civile. Io non voglio far scoppiare niente. Siete voi tutti matti. Io che c'entro? Ha venduto i giocatori. Certo, erano miei. Li ho ereditati da papà. Per l'ultima volta, indietro o sparo! Indietro! E quei quattro scantinati giocatori si fa la rivoluzione! Ci ammazzano tutti! Ci ammazzano tutti! Hai paura, eh? Meriteresti veramente che ti dessero un sacco di botte! Non per quei quattro brocchi che hai venduto! No. Ma perché sei un pusillanime! Ma la colpa è mia, non dovevo lasciarti crescere in mezzo a quei bretacci! Papà, ma che devo fare? Ricorda il nome che porti! Affacciati al balcone! La folla è femmina! Ama farsi fottere! Uomini e donne di Borgorosso! Generosa e fedele! Ascoltatemi! Ascoltatemi! Vi parlo a nome di mio padre! Un gruppo di traditori nascosti nell'ombra vuole impadronirsi della gloriosa squadra che fu del mio grande, illustre e indimenticabile genitore. Beh, adesso non esagerare, venite. Gettando il seme della discordia e provocando la vostra feroce ma legittima reazione, mi si accusa di aver ceduto i punti di forza della squadra. Ebbene, a questo punto permettetemi di ridere. Ah! Che punti di forza? Dei brocchi, degli incapaci che hanno mostrato sul campo la loro codardia! Di che cosa dunque mi si accusa? Io ho cercato solo di interpretare le vostre aspirazioni, che furono anche quelle del mio grande padre! Preparare per voi, tifosi, un Borgorosso nuovo, potente, invincibile! Ecco il punto! Perché ho venduto? Perché voglio comprare! Voglio rinnovare tutto! Allenatore e giocatori, tutto! Voglio che i bianconeri del Borgorosso possono un giorno diventare una squadra di autentici campioni. Sembra di sentir parlare il re. Ecco quello che ho fatto. Se ho sbagliato, io sono qui. Punitemi. Ma se siete d'accordo, rispondete un sì. Posso contare sulla vostra collaborazione? Sì! Sulla vostra fiducia? Mia donna di Borgorosso, sulla vostra abnegazione! Sì! Sul vostro entusiasmo! Sì! E allora il mio cuore e il vostro dovranno battere forte all'unisono per la grandezza e per le sempre più alte vette del nostro Borgorosso Footbal Club! Erminia! Bianco neri del Borgorosso! Rosso! Bianco neri del Borgorosso! Rosso!